trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo e chiedo scusa ai radioascoltatori perché mi è saltata la registrazione della sigla, per cui oggi niente sigla. Per cui niente sigla della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, devo risistemare la cassetta, rifare la cassetta per la prossima volta. Prossima volta vi rimetterò sulla sigla. Chiedo scusa per questo, ma me ne sono accorto in questo momento che la cassetta della sigla non funziona. Trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì alle ore 15 e alle ore 19 su Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM da Cadoneghe via Belzoni 9 Padova. Bene, trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, la trasmissione della sera è la trasmissione dedicata ai fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e del paganesimo politeista. Prima di parlare dei fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e del paganesimo politeista, parleremo di ciò che faremo sabato. Sabato alle ore 17, sabato 30 ottobre, questo sabato, terremo una conferenza qui in radio, nella sala di dibattiti di Radio Gamma 5, su stregoneria e paganesimo politeista, stupro e pederastia. Un tema duro, un tema molto duro, che però va affrontato per ciò che è e non per ciò che si vuole che sia. Ed è ciò che è l'importante, perché dalla determinazione di ciò che è ci permette di capire i fenomeni, di capire l'origine, di capire le trasformazioni e porre rimedio ai fenomeni, all'origine e alle trasformazioni. Se cacciamo la testa sotto la sabbia e non guardiamo come sono le cose e ci costruiamo delle illusioni, per esempio l'amica radioascoltatrice che ha telefonato dicendo per me il Gesù di Nazareth è un'altra cosa, cioè non è quello che tu descrivi, non è quello che dice la Chiesa Cattolica, è un'altra cosa. Bene, è una descrizione soggettiva di alcune cose, una proiezione soggettiva di alcune cose, è che però sono diverse da ciò che è la realtà, cioè la realtà parte da dei presupposti precisi, parte da determinazioni precisi che sono i quattro Vangeli ufficiali. Trovare altre cose per determinare, per vedere, per leggere, per farsi un'idea, significa proiettare i propri desideri su delle cose diverse, su delle immagini diverse. Bene, la conferenza che terremo, Stregoneria e Paganesimo Politeista, Stupro e Pederastia, si terrà a Radio Gamma 5 in via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, nella sala dibattiti. Vi ricordo, per arrivare a via Belzoni è la statale del Santo che da Padova porta a Castelfranco, poco prima, venendo da Padova, dell'ex pizzeria Antico Guerriero. E questa conferenza ha sette praticamente sottotitoli in cui è divisa. Cioè concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposto alla concezione del paganesimo politeista, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, l'essere umano cristiano oggetto di possesso, l'essere umano pagano politeista soggetto di diritto, pederastia come elemento divino nel cristianesimo, stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, la famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia degli individui del paganesimo politeista, rimuovere l'orrore cristiano cattolico per costruire il divenire magico dei mutamenti. Prima probabilmente sarà preceduta da un breve prologo di Francesco e prima di cominciare la conferenza ci sarà una spiegazione perché per noi la soggettività, l'oggettività e la relazione che viene creata sono importanti. Pertanto dopo la conferenza ci sarà un dibattito. Niente, per questo motivo vi do appuntamento allora sabato alle ore 17, prezzo Radio Gamma 5. Dopo la conferenza verranno presentati, cioè, su un tavolo metteremo tutta una serie di libri, cioè i libri miei, materiali dell'istituto, brevi monotematiche, cioè i nostri volantoni monotematici, il Crogiolo dello Stregone, ci sarà tutta una serie di libri, libretti, che potete prendere, che potete comprare e il ricavato sarà devoluto alla radio affinché la radio possa superare questo momento di difficoltà che sta avendo. Pertanto vi do appuntamento a tutti quelli che vogliono ascoltare questo tipo di argomenti
a sabato 30 ottobre alle ore 17. Bon. Allora passiamo un attimino ai fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista. Abbiamo parlato l'altra volta della relazione che ha tenuto Morris, Roberto Morris, che è il docente che tiene la cattedra di parapsicologia di Edimburgo. Quando lui parlava, praticamente c'era il traduttore che traduceva in simultanea. E lui praticamente, a parte su cosa lavora la cattedra di parapsicologia, ci ha detto esattamente quali sono le cose che vanno a smascherare. Cioè, la cattedra di parapsicologia fa un po' l'azione che vorrebbe fare il CCAP, per esempio qui a Padova, anche se, torno a ripetere, io non ho un grande apprezzamento per il CCAP, tanto per essere chiari, perché viene da, anche se da un lato lavora abbastanza scientificamente per smascherare quelli che sono dei comportamenti truffaldini di alcune persone che millantano poteri parapsicologi o altre cose, di fatto è una struttura di devastazione sociale, perché viene ad agire su quella che è la spinta di libertà emozionale delle persone. Cioè, le persone, quando hanno spinte emozionali, hanno una visione, una relazione diversa col mondo che le circonda, che chiaramente non è che si possa trasferire nel mondo della ragione. Cioè, non c'è il vino che si trasforma, l'acqua che si trasforma in vino, o quello che cammina sulle acque. Cioè, queste sono imbecillità. Però c'è una trasposizione della persona su tutta una serie di aspetti del sentire, e sui quali interviene anche il CCAP per, non so, tipo manicomio, roba di questo genere. Pertanto, un conto è smascherare i truffatori, e un altro conto è essere dei poliziotti garanti di un certo modo di sentire, percepire ed essere religiosi nel sistema sociale. Per cui io non ho un grande apprezzamento del CCAP, tanto per essere chiaro. Anche se ci sono delle persone notevoli, tipo Margherita Hack, per esempio, che è una persona notevole, e ci sono invece delle persone che disprezzo un po' di più. Insomma, questo poi vale a livello personale, non tanto per il discorso. L'attività, appunto, finché si tratta di smascherare i truffatori, sta bene. Quando invece si tratta di impedire alle persone di avere un sentire diverso del mondo, una relazione diversa col mondo, e si diventa poliziotti di quello che è il sistema sociale, per cui poliziotti del cattolicesimo, allora il discorso è molto, molto diverso. Bene, passiamo adesso invece alla relazione che fece la conferenza Renzo Rosin. Renzo Rosin è un psicologo e ha lavorato sulla psicosintesi educativa, cioè praticamente sull'educazione. Ed è importante la relazione di Rosin, almeno dal punto di vista della stregoneria, perché ci permette di dare alcune valutazioni. E dopo di Rosin leggerò anche il commento della relazione di Giorgio Di Simone. Giorgio Di Simone è un parapsicologo che ha delle teorie molto strane, tutte sue, che però è l'unica persona che ha portato una specie di esperienza OBE, che io ho già vissuto parecchie volte nel sognare, che è un trasporto di sogno attivo e che è un preludio, a quello che è il viaggiare del sogno. Non è ancora il viaggiare nel sognare, ma è uno stadio preliminare. E comunque lui ha delle teorie di reincarnazione tutte particolari che verrò a commentare. Allora abbiamo Renzo Rosin, che è un psicosintesi dell'educazione, cioè un... adesso vedere un attimino all'inizio perché ho l'elenco. È un psicologo, si occupa di psicosintesi educativa. E Giorgio Di Simone, che è un parapsicologo. Cominciamo dunque con Renzo Rosin. È medico e specialista in psicosintesi educativa. La preoccupazione di Rosin è l'educazione dei bambini, è la sua specialità. All'interno della conferenza Rosin svolge una relazione su bambini e NDE, cioè ricordate, il termine NDE sta per esperienze di premorte. Davanti a una simile relazione ero rimasto sgomento. Uno dei postulati fondamentali in stregoneria è quello secondo cui soltanto nell'essere umano adulto può costruirsi il corpo luminoso.
Alcuni effetti si possono concedere ad adolescenti che stanno o hanno appena fatto il passaggio puberale, ma restano comunque delle eccezioni, a meno che non abbiano imparato, per un qualche motivo, a manipolare la propria energia vitale. Ma chi può illustrare un simile fare si conta sulla punta delle dita, e gli insegnanti, fra virgolette, sarebbero comunque confusi e non strutturati. E gli insegnamenti sarebbero comunque confusi e non strutturati quando visti da chi è abituato a descrivere tutto e tutto mettere in ordine. Ero rimasto perplesso finché non è stato chiaro cosa Rosin considera per effetto NDE relativo ai bambini. Rosin nota come le persone preposte ad aiutare chi sta morendo non siano affatto preparate ad affrontare tale compito. Rosin afferma che le esperienze NDE sono uno strumento molto importante attraverso le quali educare alla morte. Rosin intende usare le esperienze NDE come elemento riaffermativo della spiritualità religiosa. Non solo fa delle affermazioni arbitrarie, avvallandole sia pur in maniera ipotetica, probabilmente viene stimolato in questo modo il lobo temporale destro del cervello, zona dei desideri inconsci e delle funzioni oniriche e precognitive, nella quale alcuni scienziati individuano la sede dell'anima. La capacità di percepire Dio risiederebbe esattamente nella scissura di Silvio, zona collegata sia all'ippocampo con le sue funzioni di controllo, sia zona del lobo temporale e occipitale collegata sia all'ippocampo con le sue funzioni di controllo. L'ippocampo e le sue funzioni di controllo e occipitale destro, nelle quali si trovano i circuiti nevrotici più direttamente interessati delle esperienze di premorte. Non solo questo concetto a priori lo allontana da considerazioni più serie, quale la concezione della morte come riflesso della vita, ma maschera la morte nascondendola dietro l'inesistente promessa divina, esattamente come non esiste la capacità di percepire l'inesistente Dio creatore. Il concetto a priori di Dio condiziona la ricerca di Rosin, che vede nelle esperienze NDE degli strumenti di cui servirsi per portare le persone ad affrontare tranquillamente la morte. Tanto c'è la grande luce. Sulla grande luce, che dal contesto sembra quasi che Rosin la identifichi con la percezione di Dio, viene incentrato l'intero discorso. Saranno altri relatori che ci spiegheranno come l'effetto della percezione della luce nell'esperienza NDE altro non sia che un carattere allucinatorio soggettivo. Come carattere allucinatorio soggettivo, accoppiata al senso di pace, è presente nell'epilessia, il lobo temporale destro, darebbe la sensazione di tunnel e quella della luce anche se i malati di epilessia la considerano uno stato della loro malattia. Le endorfine emesse dal cervello in attimi drammatici spiegherebbero l'effetto di pace e il benessere. Stati di iposia dati da accumulo di carbonio nel cervello spiegano il tunnel con la luce alla fine. Sia la serotonina che l'LSD hanno effetti anche se manca la relazione del corpo di morire veramente. Il fatto che Rossi mette l'accento sulla luce è in sé un elemento deviante. È un elemento deviante nella ricerca di comprendere il fenomeno. Quando racconta della donna che ha avuto la percezione della morte della madre e della sorella, accompagnata dalla luce, introduce un elemento deviante, non tanto per la presenza della luce, ma per il fatto che la luce è trasposizione del suo cervello e non ha nulla a che vedere con la percezione del circostante, in questo caso la morte della madre e della sorella. In altre parole, un effetto psi è stato accompagnato da un'attività cerebrale che ha prodotto un sottoeffetto allucinatorio. Rosin gira i termini della questione mettendo in primo piano non il soggetto che percepisce, ma la sua allucinazione come oggetto fornitore del messaggio. Le conclusioni, come presentate da Rosin, sono come un Dio che ha annunciato a questa donna la morte della madre e della sorella. Più importante è rilevare come nella relazione di Rosin si parli di effetti NDE nei bambini, ma non li definisca. È indubbio che i bambini abbiano il cervello
predisposto per tutti gli effetti allucinatori presenti nella NDE, ma i bambini nell'età puberale non hanno strutturato il loro corpo luminoso, perciò anche se potessero avere effetti autoscopici, non sono in grado di muovere il corpo luminoso. Ignorare questo significa di fatto non educare alla morte, ma coltivare l'illusione nei confronti della morte. Si può educare alla morte soltanto se si considera la vita come un processo di costruzione del corpo luminoso, altrimenti la vita e la morte sono dei fallimenti e percepiti come tali dal soggetto che, vivendo nella paura, guarda terrorizzato il momento della morte del corpo fisico. Il fallimento si concretizza quando si confrontano effetti allucinatori con Dio, dove il concetto di Dio rappresenta il fallimento di ogni impresa, in quanto questa si risolve nell'attesa dell'intervento di Dio. Inoltre ci si deve chiedere: come è possibile educare la morte ai bambini quando gli adulti la vivono con un senso di disperazione proprio perché hanno cessato di crescere pensando di essere perfetti e definiti ad immagine e somiglianza del loro Dio? È Dio che cercheranno e immagineranno non se stessi, né il potere che hanno dentro di dilatarsi diventando parte dell'universo. E questo discorso di Rossin è importantissimo, perché in effetti lui in tutta la conferenza dimostrerà come non esiste nei bambini possibilità di effetti NDE, a meno che lui non scambia, e questo lo fa, effetti NDE con gli stadi allucinatori. E vedremo come gli effetti NDE, cioè gli effetti di premorte sostanziali, siano quelli dove il corpo luminoso, cioè il corpo di energia, si stacca dal corpo fisico. Solo in quel momento c'è la sostanziazione del corpo luminoso. Nelle altre situazioni invece abbiamo degli effetti che sono allucinatori. Cioè, noi siamo predisposti, il nostro corpo si predispone per partorire il corpo luminoso, ma non ha nessun corpo luminoso da partorire, per cui gli effetti del cervello partono, gli effetti allucinatori si predispongono al cellule del cervello, c'è il senso di pace perché vengono staccati tutti i sensori che sentono la malattia, che sentono il dolore, c'è l'emissione da parte del cervello di tutta una serie di sostanze allucinogene, eccetera, ci sono nuovi collegamenti cerebrali, il corpo fisico si predispone, ma non viene partorito il corpo luminoso. Questo è importantissimo da sottolineare. E passiamo invece al discorso, e in questo caso il bambino non ha un corpo luminoso da partorire, però ha in sé il corpo fisico che è in grado di produrre pseudo LSD, di produrre sostanze allucinatorie, ha la capacità di staccarsi dal dolore fisico, per cui ha tutta una serie di preparazioni, ha la capacità di vedere la luce, perché perché il cervello funziona, cioè perché i collegamenti cerebrali si modificano, tutti quelli che sono i collegamenti cerebrali da pseudo mescalina, da pseudo marijuana funzionano, per cui ci sono tutta una serie di effetti, ma non c'è il partorire il corpo luminoso, e questo non è un effetto NDE, questo è un effetto allucinatorio, esattamente come esistono gli effetti del sognare, c'è la possibilità di muoversi e di agire nel sogno, però non tutti i sogni sono sognare, cioè c'è anche il sogno normale, cioè quel sogno che è semplicemente uno scarico di tensione, uno scarico di sostanze del cervello, una situazione di riposo, una situazione di rilassamento, una situazione di descrizione di situazioni. Queste cose non sono necessariamente sognare, ma sono invece effetti del sogno, cioè è una predisposizione fisiologica al sogno, ma non è sognare. E veniamo al discorso di Giorgio Di Simone. Parapsicologo, insegna all'Università di Architettura di Napoli. Nella sua relazione vuole dimostrare o prospettare una tesi che egli stesso definisce azzardata. Di Simone tratta l'argomento NDE e reincarnazione. Dal mio punto di vista c'è un grande equivoco generato dal termine rinascita. Il termine rinascita sta a significare ritornare a nascere. Spesso si dà per scontato che a quel termine ciascuno attribuisce lo stesso significato che noi attribuiamo. Tutta la storia del concetto di reincarnazione è costruita sull'equivoco. Le parole con cui alcuni veggenti descrivevano le loro visioni e le loro idee venivano sostituite dalle fantasticherie degli ascoltatori e degli interpreti che immaginavano quanto pensavano che i veggenti percepissero.
Quando muore il feto, nasce il fanciullo, la coscienza, di cui feto e fanciullo sono portatori. Muore nel feto per rinascere nel fanciullo. Dal momento che la coscienza è la determinazione dell'essere in sé, questa muore nel feto per rinascere nel fanciullo. Lo spettatore che pensa a se stesso come creazione di un Dio, immagina la rinascita come un altro se stesso, dunque un altro essere umano adulto che contenga la sua stessa coscienza precedentemente formata. Da qui pensare un cielo in cui la coscienza si modifichi, il passo è breve. Tutto nasce da un equivoco e l'equivoco diventa idea a priori sulla quale formulare un concetto, più o meno come l'idea del Dio creatore, che diventa essere assolutamente necessario, diventa idea a priori sulla quale costruire quei concetti filosofici che diventano muri entro i quali costringere il divenire umano. L'ipotesi ardita di Di Simone costringe l'attenzione dell'ascoltatore a seguire un volo pindarico, il cui scopo è distrarlo dalle cose importanti. Quando qualcuno fa passare per vera l'ipotesi ardita, vedi quella del Dio creatore, poi sono necessari sforzi immani per liberarsene. Tanto varrebbe seppellire l'ipotesi ardita con una risata. Vediamo quali sono i presupposti dell'ipotesi di Di Simone. Innanzitutto affronta il concetto di reincarnazione. Secondo Di Simone, per rendere credibile la reincarnazione dovrebbe esserci un io spirituale che sovrasti l'essere umano attraverso la più profonda interiorità. La domanda che dovrebbe essere posta è: se l'io spirituale sovrasta l'essere umano che ci sta a fare? Perché l'io spirituale in grado di sovrastare l'essere umano è costretto a servirsi dell'essere umano? Di Simone omette questo per continuare con l'ipotesi dell'esistenza di un tale principio spirituale individualizzato comincia ad avere oggi un fondamento non soltanto fideistico, filosofico, intuitivo, ma anche in buona parte scientifico deduttivo. Questo scientifico deduttivo si baserebbe sui lavori del neurofisiologo Eccles a proposito del dualismo interattivo, sulle osservazioni di Popper, sulle affermazioni di Wittgenstein, che afferma il senso del mondo deve essere fuori di esso. Dunque, dice Di Simone, il senso della vita, il suo fine e il suo intento sono fuori dal mondo. Illuso. Il mondo per Di Simone è un non senso. Partendo da questi presupposti si viaggia dove si vuole e ci si può permettere di affermare ogni tipo di assurdità. Innanzitutto affermare che un io spirituale si unisce ad un corpo fisico significa togliere al corpo fisico le sue peculiarità di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Il corpo fisico non solo perde la sua centralità nei comportamenti dell'io spirituale, ma lo stesso io spirituale perde ogni prerogativa in quanto non vive in sé, ma deve necessariamente aderire ad un corpo fisico. Pertanto c'è la perdita sia della dimensione fisica, in quanto questa viene ad essere mero sostentamento dell'io spirituale, sia dell'io spirituale, in quanto questo non esisterebbe in sé e per sé, ma esisterebbe nell'attesa di congiungersi ad un corpo fisico. Il concetto di dualità, quale mente e corpo fisico, può esistere soltanto se si considera che lo spermatozoo e l'ovulo formano non solo l'impronta del futuro individuo, ma anche la carica vitale iniziale che, arricchita attraverso il divenire dell'individuo, giunge a formarsi fino ad assumere su di sé la coscienza dell'individuo. Allora possiamo presumere tutto un periodo nell'esistenza dell'essere umano in cui il corpo di energia in formazione farà sentire le proprie peculiarità anche nel mondo della ragione attraverso l'interazione con il corpo fisico. Continuando questo, c'è una dualità formativa dove la tendenza della compattazione di un ente, che io chiamo corpo luminoso, ma che si può chiamare come si vuole anche io spirituale, in formazione attraverso il progressivo crescere e degenerare del corpo fisico. Il discorso di Di Simone esce da questa logica in quanto per lui l'io spirituale è increato o preesistente al corpo fisico. Proprio perché preesistente, Di Simone immagina l'unione dell'io spirituale al corpo fisico. Lavorando su questo preconcetto, immagina una sequenza di corpi fisici a cui far aderire lo stesso io spirituale. Lavorando di immaginazione,
è giunto a formulare la reincarnazione in quanto teoria, ma una teoria immaginata e volo pindarico della fantasia. Ecco che per Di Simone il principio spirituale divinizzato è emanazione di Dio ed ha l'intima necessità di far passare questa coscienza dalla potenza all'atto personalizzandola. Di Simone non riesce a cogliere la formazione personale dell'individuo e la crescita dello spirito individuale, ma vuole cogliere il segno di Dio che emana lo spirito e lo personalizza. A questo punto tutto diventa complesso, grandioso, cosmico. Con cosa Di Simone sottolinea la sua ipotesi? Con le ipotesi di Henri Boucle, che dice: se l'immortalità non fosse una cosa vera, poco importerebbe della verità di tutto il resto. Con le ipotesi di Jan Stevenson sulla reminiscenza, con l'ipotesi di Jung, la rinascita è un'affermazione da annoverarsi fra le affermazioni primordiali dell'umanità. Queste affermazioni primordiali sono basate su quelli che io chiamo gli archetipi. Un'ipotesi sorretta da un'ipotesi è ben poca cosa. Di Simone passa a considerare l'NDE, vi accenna brevemente citando una sua personale esperienza simile all'NDE, nella quale prova un senso di disinteresse per la vita. Il senso di indifferenza per la vita subentra in certi stadi di formazione dell'individuo, quando questi prende coscienza che la vita umana, o più in generale quanto sta facendo, non è in grado di arricchirlo ulteriormente. Subentra quasi il bisogno di troncare la vita, o più semplicemente cambiare attività nel tentativo di dargli nuovo slancio. Lasciamo questo commento e prendiamo atto che Di Simone afferma come le esperienze NDE non abbiano fornito prove di vita oltre la morte. Di Simone si lancia un nuovo volo pindarico. Se è vero che nell'uomo esiste un principio spirituale, se è vero che questo io ha la necessità di tornare un certo numero di volte, in soccorso di quest'ipotesi arriva la filogenesi che riassume l'autogenesi. Un processo molto simile, infatti, potrebbe essere presente nel processo animico e spirituale di ogni individuo che si avvicenda sul pianeta per le sue esperienze. La trasformazione degli esseri della natura sono processi di adattamento soggettivo il cui scopo era quello di mettere la generazione successiva nelle migliori condizioni per sviluppare il suo corpo luminoso. Il corpo luminoso di una cellula cosciente di sé ha un potere che le permette sì di superare la soglia della morte del corpo fisico, ma il campo vitale resta piccolo e i processi di trasformazione che lo attendono sono specifici. Comunque è sufficiente per mantenere compatta la coscienza e garantire un ulteriore sviluppo come essere luminoso, ma non per garantire questo processo all'intera specie cui la cellula appartiene. Il campo di energia vitale di due cellule è migliore e due cellule assieme hanno maggiori possibilità di seguire la propria sequenza di mutamenti per arricchire la propria coscienza, trasferendola sul corpo luminoso arricchito, a sua volta, dalla sequenza dei mutamenti. Gli adattamenti della specie consentono lo sviluppo della specie, irrobustendo il corpo luminoso sia del singolo essere che delle tensioni di sviluppo che attraversano la specie. Inoltre, il processo ontogenico non tende a percorrere il processo evolutivo della specie, ma percorre un percorso di costruzione per somma e sedimentazione di cellule fino alla formazione dell'individuo finito. Che cos'è il percorso ontogenico? Il percorso ontogenico non è altro che il percorso di formazione da quando lo spermatozoo entra nell'ovulo a tutta la trasformazione che c'è. Praticamente si comincia con un piccolo vermetto, piano pianino si cresce, crescono le mani, praticamente c'è la forma di un piccolo rettile, c'è una forma di quello che praticamente abbiamo attraversato nel corso dell'evoluzione, e lì fino a formarsi il feto definitivo, il bambino definitivo che poi viene partorito. Questo è il processo ontogenico.
Inoltre, il processo ontogenico non tende a percorrere il processo evolutivo della specie, ma percorre un processo di costruzione per somma e sedimentazione di cellule fino alla formazione dell'individuo finito. Non solo, ma la forza di dilatazione e di espansione è interna all'individuo, come è interna ad ogni essere dell'esistente, ad ogni essere della natura, ai pianeti e le galassie. Qual è la soluzione di Di Simone? L'autogenesi ricorda tutti i passaggi, ontogenesi e autogenesi, ricorda tutti i passaggi di incarnazione e di abbandono del corpo fisico. Questo ricordo, secondo Di Simone, è quello che interviene nelle percezioni NDE. Quali percezioni NDE vengono considerate? Cioè, quali fenomeni Di Simone considera nelle percezioni NDE? Di Simone le elenca prendendole da Grayson. 1. Sensazione di benessere e pace. 2. Essere dentro o muoversi velocemente in un tunnel. 3. Percezione di luce soprannaturale con senso di gioia. Panoramica della propria vita. 5. Cambiamento della personalità con senso di conoscenza totale e amore verso il prossimo. A questo punto si aggiunge il personale vissuto di Di Simone come sensazione di indifferenza nei confronti della vita umana. Si nota nell'elenco come Di Simone abbia omesso di elencare sia la visione autoscopica che l'obe, cioè il distacco del corpo luminoso dal corpo fisico. L'obe in particolare si lega col concetto di l'obe è il doppio, cioè la fuoriuscita del doppio dal corpo fisico. Si lega col concetto di costruzione del corpo luminoso da parte dell'essere fisico, mentre non si lega col concetto di reincarnazione. L'obe non si lega con l'io spirituale che Di Simone vorrebbe far incarnare. Il suo io spirituale ha una ragione di essere soltanto legato al corpo fisico. Se il processo ontogenico, come usato da Di Simone, rappresenta la sequenza delle reincarnazioni dell'io spirituale, nulla vieta di pensare come quel processo sia infinito. Necessità continua di ricercare un corpo fisico in cui incarnarsi. Ipotizzando un processo ontogenico che si sia formato e sviluppato in 1 miliardo di anni, come sarà il processo ontogenico fra 1 miliardo di anni? L'obe indica un corpo luminoso capace di muoversi indipendentemente dal corpo fisico e nulla vieta di pensare che la sua formazione sia avvenuta proprio dal corpo fisico. Di Simone scarta l'ipotesi obe e valuta attentamente le altre sensazioni, cioè scarta attentamente il distacco del corpo luminoso dal corpo fisico. E valuta attentamente le altre sensazioni che nella sua struttura di pensiero diventano principali. Le relazioni che seguono tenderanno a dimostrare come la maggior parte degli elementi, compresi quelli considerati da Di Simone, abbiano una natura allucinatoria, che la presenza di quegli effetti allucinatori possono coincidere nelle condizioni in cui l'essere sgancia il proprio corpo luminoso dal corpo fisico è un altro paio di maniche. Questi effetti, proprio perché sono legati alla fisicità della persona, si possono presentare indipendentemente dalla produzione del corpo luminoso. L'effetto tunnel è un effetto che incontro ogni volta che altero la percezione per giungere a sognare, al di là che poi si realizzi o meno il segnale. In pratica, in stato di concentrazione, in blocco del dialogo interno, ci sono tutta una serie di cerchi, in alcuni stadi, in alcune situazioni, ci sono tutta una serie di cerchi che mi vengono incontro. Quei cerchi che mi vengono incontro non sono altro che l'effetto tunnel, praticamente, solo che io li vedo che si muovono, che vengono incontro, perché io sono vivo. Se stessi in un stato di premorte, probabilmente avrei la sensazione che io mi muovo dentro. Buonasera. E andiamo ancora avanti. Questo effetto si esprime essere dentro e muoversi in un tunnel. Buonasera. No, adesso sto trasmettendo, se hai pazienza un attimino. Va bene, grazie, se puoi chiudere. Grazie.
Questi effetti, proprio perché sono legati alla fisicità della persona, si possono presentare indipendentemente dalla produzione del corpo luminoso. Questo effetto, cioè l'effetto tunnel, si esprime con una serie continua di cerchi luminosi che mi vengono incontro. Essere dentro o muoversi in un tunnel è un elemento allucinatorio che indica l'alterazione dello stato psichico, esattamente come la sensazione di benessere e pace, come emissione delle endorfine, è una sensazione allucinatoria. Per esempio, quando io vado in alterazione di percezione e ho l'allergia estiva che mi tappa il naso, come comincio a bloccare il dialogo interno, come comincio a concentrarmi, immediatamente il naso si libera, tanto per essere chiaro. Per cui una situazione di soffocamento perché il naso è bloccato si libera automaticamente. È un effetto della concentrazione, probabilmente è un effetto che smuove un psicosomatismo, cioè siccome le allergie danno anche condizioni psicosomatiche, di naso tappato, cioè non sempre è allergia, dà anche una condizione. Quando vado in concentrazione, quando vado in alterazione di percezione, uno dei primi effetti è che il naso si libera e respiro benissimo. Se dopo mi metto a pensare al naso che respiro benissimo, si comincia immediatamente a tappare. Tanto per la stessa cosa per il naso mi succedeva quando ero con l'allergia che mi bloccava il naso, che mi tappava il naso, quando andavo in palestra di karate, come cominciavo gli allenamenti, come entravo in concentrazione per gli allenamenti del karate, immediatamente il naso diventava libero, non avevo più gli effetti dell'allergia. Per cui è chiaramente una rimozione di un psicosomatismo che avviene proprio per lo stato di alterazione della percezione, cioè uscire dalla ragione, uscire dal circuito della ragione. Per quanto riguarda la panoramica della propria vita, altro non sono che una specie di ricapitolazione, cioè gli effetti dell'N10, anche l'effetto della ricapitolazione degli alcuni episodi della propria vita, cioè sembra quasi di rivedere la propria vita. È la ricapitolazione dei nodi della propria esistenza, nei quali si sono operate delle scelte per diventare quello che siamo diventati, costruendo eventualmente il nostro corpo luminoso. Non è un giudizio, ma è quanto viene salvato nella coscienza quando si sta per trasferire nel corpo luminoso delle scelte fatte nel mondo della ragione. Spesso questo elemento non esiste. Spesso nei trasferimenti della coscienza non interessa salvare o ricordare nulla. Per quanto riguarda il cambiamento della personalità, con senso di conoscenza totale e di amore verso il prossimo, è solo un effetto di autostima e arroganza dell'individuo. Autostima e arroganza che portano alla distruzione dello sviluppo del proprio corpo luminoso. Questo individuo è stato nella luce, che per lui rappresenta Dio, il suo padrone. È convinto di aver raggiunto la coscienza totale, il sapere di Dio padrone. C'è l'amore verso il prossimo, dice Di Simone, in realtà è una commiserazione nei confronti del prossimo, che non sono stati pervasi dalla luce di Dio. Loro non sono eletti, non c'è amore o compassione, capacità di vivere le stesse passioni. C'è commiserazione mista a disprezzo, la commiserazione viene scambiata per amore. Questo è confermato dalle stesse sensazioni di Di Simone, che dopo un'esperienza simile all'NDE prova un effetto di indifferenza nei confronti della vita. Quando si è pervasi dalle passioni nei confronti dell'esistenza, gli effetti obe le acquiscono. Il corpo luminoso integra il corpo fisico delle proprie passioni, dei propri bisogni e delle proprie necessità, diventando parte del tutto, sia nella forma del corpo luminoso che nella forma del corpo fisico. Allora, riassumendo un attimo prima di riattaccare i telefoni, datemi qualche minuto per riassumere. Abbiamo due personaggi. Abbiamo prima Rossin, che ci dice che anche nei bambini ci sono degli effetti NDE. In realtà non ci sono effetti NDE, ma c'è soltanto quella parte che ci descrive lo stesso Di Simone. Cioè praticamente la sensazione di benessere e pace, essere dentro o muoversi velocemente in un tunnel, la percezione di luce soprannaturale con senso di gioia, la panoramica della propria ultima vita, cambiamento delle personalità con senso di conoscenza totale e amore verso il prossimo. Queste sono sensazioni che ha qualsiasi persona, al di là che produca il corpo luminoso o che non produca il corpo luminoso, cioè al di là che abbia costruito il suo corpo luminoso o non l'abbia costruito, perché il corpo fisico si predispone
per partorire comunque il corpo luminoso. E per predisporsi cosa deve fare? Innanzitutto staccare tutti i sensori del dolore, e questo dà la sensazione di benessere e pace. Essere dentro o muoversi velocemente in un tunnel è semplicemente un effetto ottico, un effetto allucinatorio. La percezione di luce soprannaturale con senso di gioia è un'interpretazione soggettiva. La panoramica della propria ultima vita in realtà non è altro che la sequenza degli ultimi avvenimenti che ci hanno dato gli strumenti per affrontare eventualmente la vita col corpo luminoso. Cioè, se io vivo per sfida, questo mio vivere per sfida è uno strumento che mi porto dietro. Non mi porto dietro la sfida, non mi porto dietro il ricordo, non mi porto dietro meriti per aver fatto la sfida, ma il meccanismo, la determinazione, la volontà con cui ho affrontato la sfida è un meccanismo che mi porto dietro. Perché questa è l'unica cosa che ci portiamo via costruendo il corpo luminoso, sono gli sforzi che abbiamo fatto nella nostra vita. Questa è la ricapitolazione. E infine, il cambiamento della personalità con senso di conoscenza totale e amore verso il prossimo è una situazione di autostima. Cioè, in questo caso di Simone ci dice: siccome mi govuo l'illuminazione da Dio, tutto il resto mi fa schifo. Mia adesso l'unica roba che mi interessa è tornare da Dio. Tanto per fare un esempio, Tommaso d'Aquino ha avuto l'allucinazione di vedere il paradiso, ha vissuto tutto il resto della vita per tornare da Dio, per ricostruire il paradiso e per essere servo di Dio. Ha massacrato l'umanità e vabbè. Questo però non produce il corpo luminoso. Cioè, questi elementi che ci ha dato di Simone sono elementi propedeutici del corpo fisico. Cioè dice, in caso di morte violenta, i miei meccanismi, cioè i meccanismi che ho all'interno del cervello, staccano i sensori del dolore, mi danno una sensazione di pace, mi permettono di essere pronto per partorire il corpo luminoso. Se dopo ritorno dallo stato di coma, cioè ritorno dal pericolo di morte, torno indietro, benissimo, tutto il meccanismo si riassesta e torna normale. Se invece dovessi morire, il mio organismo è predisposto per partorire il corpo luminoso, qualora io abbia costruito il corpo luminoso. E questo leitmotiv noi lo troveremo sempre in tutta la visione NDE. Perché? Perché in questo congresso che c'è stato a San Marino, quello che a me mi interessava era misurare il pensiero della stregoneria del paganesimo politeista. Cioè, mi interessava vedere come il pensiero della stregoneria del paganesimo politeista avrebbe cozzato rispetto a questi personaggi che parlavano delle esperienze NDE, delle esperienze di premorte. Bene, il pensiero del paganesimo politeista della stregoneria è uscito perfetto, cioè nel senso che qualunque confronto, qualunque misurazione ha fatto non ha avuto nessuna contraddizione. Tanto per essere chiaro, molte contraddizioni sono state fra gli oratori, ma là è una questione di stile. Vabbè, vediamo un po' di riattaccare i telefoni. Boh, questo allora è il discorso delle esperienze di premorte e andremo avanti fino alla fine, fino al commentare ogni informazione del congresso e fino a tirare le conclusioni. Perché la stregoneria tira sempre delle conclusioni e le conclusioni della stregoneria sono il percorso di libertà delle persone. Cioè, il percorso di libertà, il percorso di costruzione di se stessa è l'unica cosa importante che la stregoneria intende salvare, intende costruire, intende diffondere. La capacità che le persone liberino il proprio sentire, liberino il proprio percepire e spaziano negli infiniti mondi della percezione e abbiano la capacità di conservare se stesse, cioè sapere che quello è un mondo della percezione e questo è un altro mondo. Là si agisce con dei mezzi, qui si agisce con dei mezzi. Distinguere sempre le situazioni e questo è dovuto all'autodisciplina. Boh, per oggi terminiamo qui con i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista. Visto che abbiamo del tempo, ancora abbiamo una decina di minuti circa, ci andiamo con un pochino di rassegna stampa, tanto per alleggerire. Beh, anche in conferenza verrò con un bel pacco di fotocopie di stampe, di rassegna stampa. Perché questo? Perché le affermazioni che faccio sono molto dure, però le affermazioni che faccio non sono staccate dal mondo, sono rappresentate da un numero altissimo di avvenimenti e di casi nel mondo che ci circondano. Perché è facile
attaccare la Chiesa Cattolica, attaccare l'applicazione dei principi del Patto di Nazareth, partendo dal 1500, 1200, 1300, 1500, 1600, 1700. C'è tutta una storia che ci permette di raccogliere informazioni e di tirare fuori delle conclusioni. Però il fatto è che quelle cose che succedevano nel 1200, 1300, nell'800, nel 1600 si riproducono ancora oggi. Cioè ancora oggi noi abbiamo le stesse cose che si producevano allora. Chiaramente non hanno più la drammaticità. Perché? Perché le condizioni sono cambiate. Ma il motore che fece bruciare la strega è lo stesso motore che qui per telefono mi dicono non devi offendere il pazzo di Nazareth. Come se io chiamando il pazzo di Nazareth lo offendessi. Cioè, non so, una roba fuori di testa, cioè le due cose sono esattamente uguali, cioè la tensione che porta sia alcuni radioascoltatori di telefonare qui dicendo tu non devi insultare il macellaio di Sodoma e Gomorra, chiamandolo macellaio di Sodoma e Gomorra, è la stessa che metteva sul rogo le donne. Pronto? Parla qua radio? Sì, Gamma 5. Gamma 5, ma non sarò mia trasmissione, vero? Sì, in diretta. No. Mi vuoi parlare anche con Franco, perché so che sei un medico da voi altri. Devi chiamare su un altro numero, che è il 700-777, è il 700-777. 777. È in altro orario, perché adesso non so se ci sia qualcuno in cooperativa. Sì. Va bene? Va bene, grazie. Arrivederci. Sì. La forza che spinge a muoversi quelli che bruciavano le donne, quelli che hanno mandato le crociate, quelli che hanno sterminato le popolazioni africane e sudamericane, è la stessa che muove un radioascoltatore a dirmi tu devi essere rispettoso davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè la forza è la stessa, la forza magica è la stessa. Chiaramente un magistrato non può dire che è la stessa cosa, che sarebbe roba da fuori di testa, ma la forza che spinge queste due azioni è esattamente la stessa. Però si esprimono in condizioni diverse, si esprimono in situazioni diverse, per cui il loro effetto e il loro impatto è chiaramente diverso. È chiaro questo? Cioè, teniamo ben presente l'uguaglianza e la diversità. L'uguaglianza è la forza che spinge, la diversità è l'oggettività in cui quella forza spinge. Se io prendo un carro, prendo un'automobile e gli applico una forza di 10 kg, quell'automobile probabilmente neanche la sposto. Se un oggetto dello spazio, fuori da un campo gravitazionale, gli applico una forza di accelerazione di 10 kg, quell'oggetto probabilmente lo mando fuori dal sistema solare dopo un certo tempo di applicazione della forza. Per cui la forza che si applica è la stessa che portò al macello degli africani, portò a bruciare le donne, portò alla gente alle crociate. La situazione in cui si applica quella forza è diversa. Chiaro il concetto? Pertanto, quelli che telefonano qui in questa radio dicendo tu non devi insultare il macellaio di Sodoma e Gomorra, chiamandolo il macellaio di Sodoma e Gomorra, non fanno altro che riprodurre la stessa tensione, lo stesso modo di essere di quelli che bruciavano le donne. E per passare alla rassegna stampa, pertanto, ne ho mezzo chilo di rassegna stampa su episodi del genere e sulla devastazione sociale che comporta l'applicazione del cristianesimo all'interno del sistema sociale. E naturalmente me li porterò. Allora, vediamo un attimo. Qui c'ho una Repubblica del... No, perché parlare della Repubblica? Parliamo invece di una cosetta che è successa ultimamente. Il Dalai Lama a Milano. Allora, il Dalai Lama a Milano ha sparato 1 miliardo di banalità. Cioè nel senso che non ha detto assolutamente niente. Ha parlato che la fede a priori, cioè che le concezioni a priori, non modificano quella che è la religiosità delle persone. E praticamente ha detto che siate cristiani, che siate buddisti, non me ne frega niente, e basta che veniate da me, più o meno. L'effetto di questo qual è? È che a Wojtyla, che usa le persone come bestiame, si affianca anche il Dalai Lama, che usa le persone come bestiame. E la loro unicità di progetto è la devastazione dell'India, della Cina. Questa è l'unicità del progetto. Poi si aggregano anche altri. Perché? Perché sono convinti, questi personaggi, nella loro follia, che in Cina esistano 1 miliardo e 200 milioni di persone che si possono mettere in ginocchio. Ciò che loro non hanno fatto i conti
è che la religione, come condizionamento educazionale, dopo 3 generazioni che non viene imposta militarmente ai bambini, non ha nessuna capacità di presa. Cioè, le religioni come il cattolicesimo, come quel buddismo, come i musulmani, come gli ebrei, hanno presa sulle persone soltanto attraverso la ferocia militare con cui si costringono in ginocchio. Se per 3 generazioni questo non avviene, quella religione, le religioni monoteiste e il buddismo compreso, possiamo metterglielo dentro, non hanno più presa sulle persone. Cioè le persone sono svincolate dal condizionamento educazionale. Potrebbero ritornare a una religione qualora quella religione avesse degli elementi che migliorerebbe il loro modo di vivere, cioè la loro vita quotidiana, ma solo in quel momento ed esclusivamente in quel momento. E nessuna religione monoteista nel buddismo sono in grado di migliorare la vita quotidiana. Per quanto riguarda poi la pretesa di indipendenza del Tibet dall'India, dalla Cina, ricordatevi che il Tibet non è mai stato una nazione indipendente se non quando agli inglesi gli serviva una nazione cuscinetto per far fuori l'India, la Cina e la Russia, cioè tenere diversificate queste 3 nazioni. Per cui è una creazione colonialista. Una creazione colonialista che si è servita del Dalai Lama, della religione, per bloccare lo sviluppo di un popolo, e il Tibet è sempre stato cinese, tanto per essere chiaro. Dopodiché il Dalai Lama vuole il suo bestiame e tutti vogliono il bestiame umano. Vabbè, dopodiché lasciamo che se lo contendino. Allora, oh, sono arrivati ragazzi, benissimo, benissimo, benissimo. Salve ragazzi. Allora, chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo per sabato, questo, sabato 30 ottobre alle ore 17, qui in sala discussioni di Radio Gamma 5, la conferenza Paganesimo Politeista e Stregoneria, Stupro e Pederastia. Vi ricordo che a questa conferenza sono invitati tutti, l'ingresso è libero, ci sarà un dibattito. Vi ricordo i sottotitoli della conferenza, che sono Concezioni dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposto alla concezione del paganesimo politeista, Il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, L'essere umano cristiano oggetto di possesso, L'essere umano pagano politeista soggetto di diritto, Pederastia come elemento divino nel cristianesimo, stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, la famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia degli individui del paganesimo politeista, rimuovere l'orrore cristiano-cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Pertanto vi aspetto, relatore sarò io, Claudio Simeoni, e con la collaborazione appunto dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Allora, appuntamento per sabato e a giovedì prossimo per la prossima trasmissione. Grazie a tutti e a risentirci. Però adesso, dal momento che non ho la sigla, nel senso che la mia sigla è saltata, cioè si è rotto il nastro praticamente, devo prepararne un'altra, vi saluto con questa pubblicità ringraziando Radio Gamma 5.